Stiamo andando a Monteserico, questo è il paesaggio che vediamo. Abbiamo i nostri camerlenghi di cucina. Rosa, di una parola. Ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie ciao. A tutti. Ciao. Poi abbiamo mio cugino Pasquale. Pasquale, saluta. Ciao a tutti. Meridionali, che non siete altro. Terroni. Mimmo Terrone, anche tu. Saluta, ciao a tutti, così le mie figlie ti vedono. Qui siamo in Terroni e si vede. Questo è un posto incredibile. Incredibile. Davanti abbiamo Michela che sta facendo le foto e le tre ciampornie. Una ciampornia in uscita, seconda ciampornia in uscita e attenzione, c'ha le lacrime agli occhi perché? È commovente, perché? Perché è commovente? Perché mi sembra incredibile di essere qua. Per quello. Non ci morire oggi, Rosa, per piacere. Grazie. Se abbiamo... devo morire dove sono nata, perché no? Dobbiamo andare alla locanda dei Greci, ho già pranzo. Sì, arrivo. Vengo io. Sono facendo il filmato in questa chiesetta molto graziosa. Grazie. Eccola qua. Saluta tutta la parentela. Ciao, questa è la Madonna del la Madonna. Che Madonna è? Maria Santissima del Popolo, che non è la Madonna delle Grazie, no. Che è la Madonna è quella del Popolo. Questa è la cappelletta che c'è su vicino a Monteserico, bellissima, dove non viene mai nessuno. Che bello. Bellissimo. E questo è l'altare con la Madonnina. Vedano? Molto bella. Bello. Questa chiesetta è straordinaria ed è totalmente abbandonata a se stessa e anche sempre aperta, quindi vi invito a venire a Monteserico a vedere questo spettacolo incredibile. A dopo. Allora, dai, intervista, come ti chiami? Valerio. Valerio, sei contento di essere qua? Meno male. Lei è Michela, hai detto che non siamo cugini ma siamo compari, che non so cosa vuol dire. Adesso vieni Michela, adesso andiamo là, davanti a noi c'è il castello di Monteserico con il custode zio Peppino che ci sta aspettando l'avvicinamento. Questa era la dimora di caccia di Federico II. Dimora di caccia di Federico II, benissimo, l'avvicinamento. Il conte Federico II si sta avvicinando al contesato. Poi ci metto la musica. Ecco, dottore, buongiorno. Lei chi è? Buongiorno, portinaio, prego, prego. Custode? Quante, un fiorino. Avete già i biglietti? Sì, ecco. Grazie, prego, prego, prego. Il biglietto pure tu, Valerio. Biglietto. Biglietto. Ecco, biglietto, biglietto, grazie. Pagato. Grazie. Straordinario. Aperto solo per noi, Marco. Dillo, aperto solo per noi oggi. Lo dico? Aperto solo per noi. Aperto solo per noi. Yes. Yes, è scappato un piccione. Non è un piccione, è una rondine. Qua i piccioni non ci sono. C'era anche un falco prima. Grazie a tutti per essere qui e benvenuti al castello di Monteserico. Non vi preoccupate, non sarà la solita lezione di storia, però spenderemo giusto due parole per ogni stanza, almeno per comprendere. Bene, cominciamo con la definizione del nome Monteserico. Tradotto in parole povere, Monte Selicola, Monte Sericola, Serica, l'erba serica. Quest'erba davanti al che cresce sul monte, un'erba così molle, da qui Monteserico, Monteseta, anche comunemente chiamata l'erba delle fate, solo che purtroppo si è bruciato tutto e non avremo modo di ammirarla. Riguardo la costruzione del castello, possiamo dire che tra quelli in zona è tra i più vecchi. Nasce la torre centrale.
stare in capo, fermo. Non posso stare in capo, spaccio. Bello? Bello, sì. Piace? Guardami in faccia. Sta telefonando la signora, vedi?